regalo di compleanno pazzesco. Buon compleanno. 11-08-1. Teniamo a Canfora. Partono gli applausi. Fateli più forte. Second place. Il terzo posto, quello di Matteo La Capria. Gli applausi per lui. Piacere. Grande applauso a Davide Crici. Quarto posto. Al traguardo di Stefano. Partenza nei prossimi 15 secondi. Che cuore. E sono andati, ragazzi, ragazzi, sono andati. Carissima collega Blaia è già in postazione per andare a ricordarci quella che è la classifica generale di Italia. Vai, che canta Blaia, te! Ma come potrei mai deludervi mentre queste prime fasi di gara avevano la Canfora Grigi, la Gabbia e Gualtieri andare a stendersi per il momento, quello che lo scelgo, prime fasi di gara, Blaia, Blaia! Il secondo anno di Italia, vai, K, vai.
Valtieri che fece un terzo posto da Venga e un secondo a Dallas. Michelle Careri con un quarto posto da Venga e un terzo posto a Dallas. La quarta posizione per Lorenzo Somma Campagna a 100 punti insieme a Rafael Di Mattia Cancora 200, Valtieri Magna e Flan a 100. Poi troviamo Matteo Lacapria e Davide Grigi. Fatto male?
Vai Matte! Oltre il mezzo minuto, signore e signori, sono 32 secondi di ritardo per la coppia, la Capria, per il tricolore che regala che spettacolo sul locale, sto formando veramente. Poi c'è un bel gruppetto, 45 secondi, ma che bello risultato, si è fatto dal dottore Sexton, vedi che transitano qui dietro, quindi ripetiamo ancora una volta il gap. Dilatato di 10 secondi, anzi di più di 10 secondi rispetto al passaggio in finish line, e calcolando che non sono passati nemmeno un paio di minuti di Dora che si trova dietro Villa Carli, e tanta roba. A lei, signora Flavia, la linea. A lei la linea, quindi siamo ormai alla metà della prestazione metà gara con te. Due missili a Capria e Gualtieri, uno della Santa Cruz Rocca Pro Team, l'altro della Costa Malnaga, e gli che stanno terminando questa gara con un'intervista di 3 km nella stazione del Giochi Sole. Quello portato a segno da Agamora, da Gualtieri. Vedremo la gestione della gara, la parte dei due battistrada e dei seguitori. Cosa si andrà poi a raccontare? Moderni non ci si rende conto di cosa vuol dire mettere su cuore
Vai, 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 bravo! Dovremmo quasi esserci, miglior giro lo ricordiamo, 10.38 e 2, giro che è stato appena percorso con lo scatenato Mattia Gambora, e da sarà il possibile attacco decisivo. Qua è tutta un'altra storia, è decisamente 2 secondi di margine su Denver, la significa sì. Se ne vai Gambora, è incredibile, siamo quasi a Rock Garden. Attenzione, scatenato, quarto della Tigre per l'uomo dell'U5 Stavazzaga, Matteo Jacopo Gualtieri. Velocissimi, sono al tasso, non è di 10, addirittura di 12 secondi. Gualtieri e Gambora, la Tigre, poi Gualtieri, Giromano, Tofu, Bacchetti, Chimilo. Yeah.
tanto vero che la competenza continua, ha continuato a tirare più velocemente di un miliardo di noi, mentre i distributori hanno come miglior tempo si prosegue velocissimi, il suo vantaggio non è di 10 e addirittura di 12 guardiere che ancora grigi la cabria poi spostati Sol e Raffaele Sembrano Matteo dai quelli di fuga che abbiamo sentito dalle parole di Gap. Attacco di Matteo Giacomo Valtieri e danni di Mattia Cambora. Vediamo che è stato veramente nel corso del giro finale, magari proprio nel corso degli ultimissimi secondi di gara. Un distacco che diventerà davvero importante. Ultima tornata di gara della competizione riservata agli esordienti del secondo A. Secco, deciso più che mai. Sì, è il tempo in cui la gara davvero si decide con l'attacco sferrato tra i due di testa con il passaggio dei nostri atleti in questo momento transita Alberto Carlette San Fiorese zona del Lupi Valle d'Aosta forza ieri atleta della Monza della Brianza Natalia ha perseguito anche di categoria poi giovanissimi sono stati vincitori hanno praticamente sempre uno squadrone la data di nascita quindi Matteo ieri oggi però è sempre riuscirci già nel corso della seconda atto vero che la copia di testa continua mentre gli inseguitori hanno secondi in più rispetto ai due battisti ieri parlavamo di questo tu mi dicevi che era il rumore invece di cosa non erano le nuvole che facevano rumore ma era il di questa giornata della 30 bresciano vince Matteo Jacopo Gualtieri regalo di compleanno pazzesco buon compleanno 11.08.1 teniamo a Canfora partono gli applausi fateli più forte second place il terzo posto quello di Matteo La Capria gli applausi per lui tesore grande applauso a Davide Grigi quarto posto al traguardo di Stefano Di Caneva e ancora si va a chiudere in grandi applausi sono per Mattia Pigrovano e per Samuele Facchetti spettacolo su alla posizione numero 8 atleta della Sportiva San Fiorese Riccardo Paolo Nadal decima posizione Marco Sodudal e Sodunque sono le 11.37 gli arrivi continuano per rilassarci